Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Domenica sera sono stati avvistati due cinghiali nella zona industriale e artigianale del nostro comune. Sono animali che fanno parte della fauna selvatica e possono essere anche pericolosi. Cosa bisogna fare quando si trova due cinghiali? Innanzitutto non bisogna farsi prendere dal panico, mai perdere il loro sguardo, cioè guardarli attentamente e possibilmente indietreggiare. Una particolare attenzione la devono fare le persone che sono in giro con i loro cani a spasso. Se i loro cani dovessero essere privi di guinzaglio, dovete richiamarli e innanzitutto cercare di mettere al guinzaglio subito il cane per portare in protezione anche il vostro animale. In caso di cinghiale moribondo o di cadavere di cinghiale, bisogna contattare un numero telefonico attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 del mattino alle ore 20. Il numero telefonico è il 346 07 73 883. È un numero di ATS in Subria. Questo perché non bisogna toccare le carcasse dei cinghiali e neanche toccare l'animale ferito, perché i cinghiali sono portatori della peste suina. Tengo a precisare che non solo sono stati avvistati cinghiali, ma qualche settimana fa in via Opifici è stato avvistato anche il lupo, che poi successivamente è stato visto a Busto e poi a Varese. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nelle nostre zone, nei nostri boschi, nella nostra valle c'è un ripopolamento della fauna selvatica. Ci sono alcuni che hanno avvistato dei cervi, caprioli e i daini. Bisogna stare molto attenti anche quindi a percorrere le strade nelle ore sia diurne che notturne, rispettare i limiti, perché non si tratta più di mettere in pericolo magari l'attraversamento di un gatto o di un cane, ma anche di animali più grandi che hanno una stazza più importante che potrebbero mettere in pericolo anche la nostra vita. Cantiere di via Tronconi. Torno su questo argomento perché sta sollevando diverse polemiche. La viabilità modificata è solo per il periodo della durata del cantiere. L'ordinanza, come avevo già detto in un precedente video, prevede 2 mesi, ma il cantiere dovrebbe durare 1 mese. Prima di Pasqua il cantiere dovrebbe essere chiuso, salvo ovviamente le condizioni meteo che devono permettere alle persone di poter lavorare nell'area di cantiere. Perché 2 mesi di ordinanza? 2 mesi di ordinanza perché sono un periodo minimo che garantiscono una sicurezza alla, appunto, durata del cantiere stesso. Questo non vuol dire che fino al 27 di aprile via Tronconi sarà chiusa. Via Tronconi, io mi auguro proprio molto prima, che anche prima dell'inizio di aprile, sia aperta al traffico. Per avviare i problemi legati appunto alla via, abbiamo chiesto anche di allungare di qualche secondo il verde, il semaforo verde su via Dante, per permettere un maggior defluire del traffico. Invito però tutte quelle persone che giungono da Bergoro a utilizzare il semaforo su via Monterosa o a utilizzare altri tipi di strade, per evitare appunto di ingorgare il semaforo di via Dante. Il Comune di Fagnano ha pubblicato sul sito internet istituzionale un avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo per partecipare all'iniziativa Visita a Mauthausen. È un avviso aperto ai ragazzi che vanno dai 18 ai 25 anni e il termine della presentazione delle candidature è il 31 marzo alle ore 12. Invito tutti i ragazzi che volessero partecipare a seguire quanto scritto nell'avviso pubblico e a fare tutte le domande necessarie per la partecipazione. Gli eventi della settimana. In occasione dell'8 marzo, festa della donna, in mattinata presso il parco Avisaido pianteremo all'interno di quella che sarà poi la futura piazza dei diritti una piccola pianta di mimose. Questo è un piccolo segno per ricordare questa giornata importante. Mentre la sera alle ore 20:45 presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza, uno spettacolo teatrale di Katia Morales, una comica di Zelighi. Lo spettacolo ha il titolo Una donna che sa aspettare. Sempre in occasione della festa della donna, ma venerdì 10 marzo alle ore 21, sempre all'interno della Romagna Benvenuto Piazza, l'associazione 2L Lombardia Lucania presenta la serata dal titolo Esperienze di donna. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!